Buongiorno, benvenuti a questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti. Ciao a tutti e oggi studieremo insieme un esercizio per memorizzare le posizioni degli accordi. In cosa consiste questo esercizio? Consiste nel suonare la sequenza di accordi di un brano noto, in questo caso considereremo All of Me, utilizzando solo una parte del manico per volta, quindi utilizzeremo dapprima le posizioni degli accordi presenti nei primi tasti e dopo nei successivi, via via nei successivi. In questa maniera saremo costretti a utilizzare tutte le posizioni di accordi che conosciamo, senza affezionarci a solo ad alcune di esse. Svolgiamo questo esercizio 16 battute per volta, quindi nelle prime 16 battute ci concentriamo sui primi tasti del manico, poi ci spostiamo in una zona un po' più centrale, nelle seconde 16 battute, e poi nelle ulteriori 16 battute ci spostiamo su questi tasti vicino alla cassa armonica. Prime 16 battute. Do settima maggiore, Mi settima dominante, La settima dominante, Re settima minore, Mi settima dominante, La settima minore, Re settima dominante, Re settima minore, Sol settima dominante. Bene, abbiamo finito le prime 16 battute suonando esclusivamente nei primi tasti, nella prima metà, diciamo, del manico. Ora passiamo a usare quest'altra parte del manico. E quindi andiamo a suonare nella seconda parte del manico le successive 16 battute del giro armonico di All of Me. Quindi Do settima maggiore, Mi settima dominante, La settima dominante, Re settima minore, Fa settima maggiore, Fa settima minore, Mi settima minore, La settima dominante, Re settima minore, Sol settima dominante, poi il turnaround, il giro armonico. E quindi abbiamo chiuso il giro di All of Me utilizzando appunto questa seconda parte del manico. Ora proviamo a spostarci ancora più a destra e suonare le prime 16 battute del giro di All of Me appunto in questi tasti proprio verso la fine del manico. Ok, spostiamoci ancora più avanti nel manico, su questi tasti verso la fine del manico, a ridosso della cassa armonica, e suoniamo le prime 16 battute del giro armonico di All of Me. Ormai, diciamo, gli accordi li conosciamo, però comunque ve li ripeto mentre li suono. Quindi Do settima maggiore, Mi settima dominante, La settima dominante, Re minore settima, Mi settima dominante, La settima minore, Re settima dominante, Re settima minore, Sol settima dominante. E quindi abbiamo chiuso anche queste altre 16 battute e quindi siamo riusciti a capire come poter suonare lo stesso giro di accordi in tre zone diverse del manico. Vi invito a provare lo stesso esercizio sia su All of Me, quando potete esercitarvi nel vostro tempo libero, sia sugli altri brani che abbiamo studiato, anche su altri standard ancora, e quindi eseguire le sequenze di accordi spostandosi via via dai primi tasti agli ultimi tasti. Benissimo, grazie per aver seguito questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti. Se vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e lasciate un commento nel campo preposto nella piattaforma. Alla prossima, arrivederci, ciao ciao!